torniamo ancora una volta sul caso Eurovita, sul congelamento dei riscatti delle polizze assicurative. Bene, vediamo subito quali sono gli scenari e come tutelarsi in questo brevissimo video. Bentrovati sul nostro canale YouTube. Dobbiamo tornare a grande richiesta sul caso Eurovita. Tantissimi ormai sono i clienti che ci contattano per avere informazioni, per avere tutela. Infatti, facciamo un passo indietro. La Eurovita è stata commissariata con provvedimento ormai ufficiale ed è stato disposto dall'IVASS un congelamento dei riscatti delle polizze. Questi prodotti sono stati collocati a tantissimi clienti in tutta Italia, si parla di 340.000 posizioni per un totale di oltre 15 miliardi di valore di queste polizze, tante delle quali con rischiosità bassissima, quindi da altrettanti istituti finanziari che hanno appunto collocato questi titoli. L'IVASS appunto ha disposto un primo congelamento delle polizze per consentire i tempi tecnici di creare e portare avanti un piano di salvataggio dell'istituto, ma si parla ed è ormai certa la novità di questi giorni che questo ovviamente richiede questo piano di salvataggio dei tempi più lunghi e quindi l'IVASS sembra propensa a concedere un'ulteriore proroga che sarà attuata a breve, quindi avremo anche una comunicazione ufficiale, proroga che però ci porterà avanti e quindi il congelamento sarà ulteriore, si parla di luglio ma addirittura di settembre. La cosa positiva è che la proroga è condizionata allo stesso tempo a che il piano di salvataggio sia presentato entro appunto la prima scadenza di giugno e abbia dei dettagli veramente concreti per renderlo realizzabile. Si parla ormai in maniera chiara di uno spezzatino tra i big delle grandi compagnie assicurative, quelle più stabili attualmente in Italia, con però la partecipazione anche degli istituti di credito che hanno partecipato al collocamento di questi prodotti e hanno anche guadagnato a suo tempo proprio grazie alla Eurovita. Tuttavia, le banche hanno in questi giorni portato avanti delle richieste, dei correttivi proprio a questo piano di salvataggio, correttivi che saranno presi in considerazione proprio in questi giorni. Quello che però purtroppo capita è che non abbiamo ancora una sicurezza di tempi certi, ma tuttavia quello che è certo è il congelamento di queste polizze. Quindi sta salendo moltissima apprensione. E come fare, come tutelarsi? Beh, gli scenari che si prospettano sono quelli che speriamo tutti che si possa attuare questo piano di salvataggio in tempi rapidi. Tuttavia, come dicevo poco fa, i tempi non sono certi e probabilmente ci vorrà anche un'attuazione molto più lunga del previsto, proprio perché tante sono le posizioni in gioco, tanti sono gli istituti in gioco. L'altro scenario purtroppo non piacevole sarebbe proprio quello della liquidazione giudiziale, quindi questo commissariamento poi diviene sostanzialmente una procedura fallimentare dove sarebbe possibile insinuarsi al passivo. Certo c'è da fare delle differenze, anche perché bisogna differenziare le polizze ramo 1 rispetto agli altri rami, altamente più rischiosi, rami 2 e rami 3. Naturalmente, il ramo 1 ad esempio è una gestione separata e quindi prevede che non possa essere coinvolto in un eventuale fallimento da parte dell'istituto e in questo caso viene addirittura garantito l'importo investito a suo tempo. Questi prodotti sono prodotti che sono considerati alla stregua di prodotti finanziari perché pur essendo delle polizze hanno un sottostante prodotto finanziario che oscilla e quindi è soggetto anche a delle minusvalenze da parte del mercato finanziario. E la giurisprudenza ha riconosciuto, equiparandoli in maniera ormai costante a quelli che sono appunto i prodotti finanziari, ma anche alla tutela giuridica dei prodotti finanziari. Quindi è possibile attivare tutta quella serie di tutele in materia di informative e di MiFID proprio previste per il collocamento di questi prodotti. E questo consente anche di poter procedere legalmente per tutelarsi. Purtroppo molti collocatori, molti istituti non stanno dando alcuna informazione, forse nella speranza che la cosa passi sotto gamba. In realtà bisogna dare delle informazioni ai propri clienti e soprattutto consentirgli di potersi tutelare legalmente. E quindi quello che suggeriamo noi
quello che stiamo facendo per i nostri clienti è quello innanzitutto di procedere subito con una richiesta documentale alla propria banca, la quale avrà venduto il prodotto, avrà obbligo di conservazione dei documenti per almeno 10 anni e quindi deve inviarveli ai sensi dell'articolo 119 TUB del testo unico bancario entro 90 giorni previo pagamento eventualmente delle eventuali fotocopie secondo le policy bancarie. Grazie a questi documenti sarà possibile individuare la corretta tutela legale. Bene, noi stiamo già intervenendo, quindi non si può più attendere proprio perché è importante interrompere la prescrizione laddove gli acquisti siano ad esempio datati e quindi siano stati effettuati questi acquisti diversi anni fa. È importante intervenire tramite un reclamo di fida che mette in mora l'istituto di credito. Naturalmente siamo disponibili per darvi tutte le informazioni del caso e quindi non esitate a contattare il nostro studio. Vi terremo naturalmente aggiornati nei prossimi video su questo importantissimo argomento.